questa fiera. Dovete pensare che tutti i padiglioni sono occupati, così come i piazzali esterni, sono presenti, nonostante i momenti di crisi, più di 350 espositori, per cui davvero una grande vetrina. Per Montichiari invece, come sempre, è presente la Giunta e è presente il Consiglio Comunale, sempre al completo. Noi crediamo moltissimo in questa iniziativa perché siamo convinti che sia proprio un legame col territorio, con la terra, con i lavori della nostra tradizione che possano dare veramente uno slancio e un futuro a quello che sembra essere un momento molto difficile. Per cui a questa 84esima edizione della Fiera Agricola io, insieme a tutti gli amici di Montichiari, ringraziando gli amici presenti anche per quello che hanno fatto per questa iniziativa, non posso che augurare in bocca al lupo a tutti gli espositori e sperare di rivederci, anche se sarà già trascorso un anno, tutti insieme il prossimo anno. Bene, grazie. Deve essere riconosciuta anche in termini di qualità, e questo mix è sempre difficile da raggiungere, quantità e qualità, perché spesso chi ha una cosa non riesce a raggiungere l'altro obiettivo. Questo invece a Brescia è stato possibile grazie non solo alle capacità imprenditoriali e alle organizzazioni che si sono date da fare sul territorio, ma proprio a lungimiranza che ha puntato anche sulla questione della qualità, che è l'elemento vincente anche nei momenti di crisi. L'agricoltura bresciana anche nel 2011 ha un segno più, questo ci fa riflettere, perché tutti gli altri comparti economici della nostra provincia, ma anche della nostra Italia, hanno segno meno, tutti hanno una grande difficoltà, l'agricoltura proprio in questo momento di grande difficoltà riesce a dimostrare di essere un comparto economico assolutamente vitale e fondamentale. L'economia della carta e della finanza ha fatto disastri, assistiamo a questa macerie e finalmente ritorniamo alle cose vere, alle cose che contano, che sono anche l'economia legata alla terra. Ah!
l'ultimissima cosa. Non andiamo per la casa.